ne voglio 5. Tiger Man. Nebiten. Si sente la voce impostata? Ok, prova a parlare, Chiara. Lei non parla mai, lei parla solamente se è interrogata. Prova, 1, 2, 3. Prendo tutto quello che succederà in questa cena. Io però sono proprio Gesù. Scusa, quante ne abbiamo prese? Ti ricordi i numeri che hai preso? Non mi ricordo, mettiamo 3 e mezzo. Finiamo così, togliamo la brocchetta. Il microfono direzionale sta registrando tutto quello che c'è praticamente di fronte. Anche il sashimi che è ancora vivo. Buon appetito. Ditemi se non avete mai mangiato con una GoPro che vi riprende. Sono accorto che il microfono non mi ha mai registrato un cazzo. Ma quello non è un problema. Fai un voice over. Ero veramente preoccupato per quella situazione. Sapevamo cosa fare e intanto lì la registrazione ho visto che siete andate alle Bardenas Cereales, ho detto porca miseria, bellissimo quel posto. Venga, il giorno dopo mi chiama Fabri Rock, oh vuoi partire, andiamo in Spagna. Allora ho visto il tragitto che dovevamo fare, allora gli ho detto ma scusa passiamo grande i suoi 15 nigiri che ha preso, cioè quelli li mangi te. Partiamo a Barcellona, io ho detto va bene, Barcellona 900 km, andiamo su sull'Atlantico, andiamo a San Sebastian, ho detto va bene dai, allunghiamo solo di 400 km, ma poi fa, vabbè tanto che siamo arrivati, cioè che arriviamo a San Sebastian, arriviamo a Bilbao. Io ho fatto da Santiago de Compostela a Milano in 2 giorni e mezzo, erano 2200 km. La moto andava un solo cilindro, quindi non andava più, non andava oltre 80 km l'ora. Che è meglio avere 4 cilindri, almeno se si brucia una bobina ne hai ancora 13. Guardate quanta roba. Cosa fai? Te lo dubo. Sono i miei. Dov'è che vai ad aprile? In teoria ad Africa, però con il virus come c'è. Sì, ma non è che va una settimana. Ah no, almeno 2 anni. Ad Africa almeno 2 anni. Ma se non riesco, devo andare in un'altra parte, allora me ne vado a Mongolia, a fine sempre Giappone. Per 2 anni? No, quello magari 1 anno, perché a voi, cioè questo video sarà da non vedere a stomaco vuoto. Neanche a stomaco troppo pieno, se no una sbocca. E fu così che Francesco non venne più accettato in questo luogo. Il tavolo di motoviaggiatori. Vabbè, tranne lei. Vabbè, lei è la specialina. Ma poi ci sono andata con lui sterrato. Quanti chilometri? No, si è fatta la via del sale. Via del sale? E la via del sale ligure. No, quindi ha fatto un po' di sterrato di tassello monello. Luke Ryder, che avrete conosciuto perché ha spopolato proprio su YouTube per la vicenda del suo vicino nemico. Vicino voleva bruciarmi la moto. Esatto. Io ci do fuoco. C'è fuoco? Fallo. T'ho detto, io ti denuncio perché tu mi... Perché? Mi chiudi. Allora, se quello è il muro di casa sua, questo è il muro di casa no, mia. No, tu hai sbagliato io tutto. Io ho secondato tutti qua. Tu tutti. Hai sbagliato ho tutto. Ho secondato lui, ho secondato te, non ho secondato lei. Poi abbiamo il suo compare Enrico Fari. Che sono bravo a pilotare il drone. E diciamo le moto, Transalp 600, 91 e Tenerese 60. Che poi mi devi spiegare cosa differisce dal 700 e se vale la... monocilindrico è 660. No, tutto non ne so un cazzo. Sono la sua ragazza, vado in moto con lui e basta. Transalp 650 2001. Tra l'altro è parcheggiato qua fuori insieme al Fazer, quindi ve lo potrò far vedere. 30.000 km, 16 paesi più o meno. E l'ho conosciuto in EICMA e ho riconosciuto la moto di un viaggiatore parcheggiata fuori. Perché erano praticamente solo il Fazer vecchio, poi erano tutti GS, tutta roba. Poi ho visto un altro, ho detto ma gli adesivi, vedo. Appena lui mi ha detto no, io viaggio in mo. Ho detto ma non è che era fuori del Transalp fuori, era tuo, era suo. Ti trasferisci in Africa veramente 2 anni. Io ho fame. Dobbiamo prendere il piatto, spaccarlo per terra e dire un altro completamente diverso. Guarda, se guardi il mio ultimo video sto spaccando le palle in una maniera incredibile su YouTube per la mia prossima moto. Ah, vuoi fare il bis di tutto? No, questo l'ha detto lui. Anzi, pensa se sbagli e pensi che è un infinito, poi ti arriva il col 1000 euro. Prendiamo anche un altro litro di vino della casa bianco frizzante, freddo, grande.
No, no, io no. Brucio dal culo. Mica pepe dolcina, pepe. Ah, quando si dice che è il pepe al culo. Scambi. Scambi, scambi di sushi. Scambi. Sei, non sei italiano, sì. Io sono andato in Venezuela. Si sentiva, no? Che fosse Spagna. Napoletano. Allora, io ieri mi sono visto la prima puntata che ha fatto su YouTube sottotitolata in italiano. Mica, sembrava quasi D-Max. Sì, sarebbe da fare come D-Max, che abbassi il volume originale e poi c'è il doppiatore. Oh, oh cavolo, per Bacco mi è caduta la moto. Da doppiare così, dannazione. Se vuoi te le doppio io. Poi le parolacce su e in spagnolo io cerco di tradurle nella mia lingua in pugliese. Chi te è cambiato. È cambiato. Una cosa che io ho detto tipo in... alla libertà. Io non ho beccato Charlie Burman, quello di Long Way Up. Tu l'hai visto? Long Way, Long Way Down. Non so di che lingua stai parlando. No, quello con Ewan McGregor. Non so di che lingua stai parlando. No, questo non ho capito neanche io. Ah, Ewan McGregor, ok. No, l'ho detto in inglese. E che lo pronuncia giusto. Ewan McGregor. Però Sebastian della Sirenetta. Aspetta, aspetta. No, perché no? Non mi interessa. Ma non ho capito, perché se eri ad Alessandria? Lui vive là. E viviamo ad Alessandria. Ma sei pazzo. Mi state fregando tutti, bro. Antonio di Reader Ride. Adesso avrò qualche pezzettino sicuramente tra i denti, quindi poi dovrò tagliare tutto. Allora, Reader Riders ha organizzato una che schifo, è tutto viscido. Ha organizzato una sfilata dall'Arco della Pace fino al Moto Ranch Il Pollaio, che chiude per ferie, no? Chiude, no, chiude per sempre. E niente, organizza questa roba qua domenica 19. Mi sembra un'edizione del TG Minghia Top. TG Minghia. Ah, e rileviamo. E rileviamo l'attività. Allora, tu inizi a non prendere più il T7, così hai 10.000 euro di budget. 11. Allora, se in questo bar ci si può dormire, io 50.000 euro lo compro e ci vado a vivere. No, mi faccio la casa, mi prendo la moto e giro solo lì dentro. Appena c'è la quarantena, lockdown, mi a girare sempre lì. E ci siamo tutti. E se piove? No. Comunque ci siamo tutti. Perché pioverà sicuro, sicuro. Beh, pioverà. Ma scusa, non puoi mangiare questa foglia? Vorrei far notare che il momento social è partito adesso. Abbiamo tipo un minuto di libertà al cellulare. Tutti in silenzio. Allora, qua lo diciamo e qua lo neghiamo. Io e Gerardo andiamo a prendere una Guinness in Irlanda appena usciamo di qua. Ah, appena usciamo di qua, ok. Io poi leggo il video con la post-produzione, così okay. Ma io la farei anche col Fazer, però qualcuno mi ha detto, ma peccato, il Fazer lo spacco. Allora, se io prendessi il Teneré, la prima roba che faccio l'eroe, inizio a sporcarla e ci prendo la mano. Maniva. Maniva. No, è tutto. Hai fatto anche un Fazer? No, non lo fa. Come fai? Tutti mi hanno scritto, ma non l'hai fatto, cazzo. Cioè, io. Ma io lo farei, però se non so. Magari inizia bello e poi ci sono i massi così, cioè no, che fanno forse mi sono fatto il deserto del Desagriates. Ho iniziato e poi è iniziato boom, le botte sotto i collettori e ogni botta era chi te mu. Cazzo, tu sei in piedi, la moto sotto si muove tutta. E tu invece rimani se sei seduto. Anzi, vedrò una pozzanghera, anziché chitarra, c'ha dentro, dentro. Lui fa così. Cioè tu guidi col portafoglio in tasca. Io c'ho il portafoglio sempre. In tasca, nella chiappa. Nella chiappa a sinistra, però so che tutti lo portano a destra. No, io lo metto nella giacca. Selvaggio, non c'è da niente. Tutti vietati all'accesso. Tutti vietati all'accesso, comincia a venire un po' imbrunire e diventa buio. Torniamo indietro, va, che andiamo a dormire in albergo. Morale della favola, non riusciamo più a uscire da questo posto, è tipo un labirinto. Era un labirinto. Diventa il letto di un fiume. E tu ti lascio immaginare di notte al buio. Buio pesto, completamente buio. Cioè senza luci, non c'è niente, intorno neanche la luna c'era. Sabbia misto... Roccioni misto sassi, ci stavi su, a un certo punto affondavi, siamo qui con la moto, la strada è lì. Cioè c'era il gradino. Un metro e mezzo sopra di noi, sono stati un'ora e mezza a far salire le moto su sto salitone. Io sono affondato in mezzo al lago di Garda a marzo con un pedalò rubato. Affondato e stavo per morire affogato, dopodiché sono caduto con una macchina dentro un burrone. Che si è fermata in un cespuglio, così. Lui rischia di morire ogni volta che esce in moto con me. Vabbè, una volta con la bici sono caduto in una laguna, però avevo tipo 7 anni. Eravate in bianco e nero quando... No, beh, mica così vecchio. Il filo spinato,
io ero in moto e c'era una macchina lavorando, un trattore, e non ho visto lì. Sono andato di fronte, erano 5 fili. Mia, ti poteva decapitare. No, vedi la cicatrice che ho qua? Fino qua. Cioè, tu sta roba qua non te la ricordavi? No, non me la ricordavo. con la moto ho rotto 3 fili. Uno l'ho preso nel collo e l'altro mi è passato qua. Vedi che ho un'altra cicatrice qua. Ci sono ancora tanti agricoltori che per evitare il passaggio agli enduristi mettono i fili spinati o i fili di ferro, cioè sono da arrestare, da siete dei bruciare. Pezzi di merda. Il mio socio della Valle d'Aosta ogni volta che mi dice vieni su in Valle d'Aosta oppure lui viene giù, facciamo qualche minchiata, mi fa salire su un ghiacciaio, salita di 4 ore per arrivare al rifugio Pascalli. Lui mi fa sì, arriveremo con la luce del sole, non ti preoccupare, arriviamo su buio. E se scivolavi ogni tanto guardavo giù, c'era il laghetto, poi con un altro finivamo nel lago ghiacciato. Lui, non ti preoccupare, io la monto qua la tenda, ma vai qua sopra. Insomma, alla fine siamo arrivati però la mattina dopo un'alba con le nuvole basse. Bello. Tutte le vette che uscivano. Adesso l'ultima cosa che ho fatto con lui, il lancio col paracadute, l'ho fatto con lui. Bello. Cioè, tutte le volte che rischio di morire sono con te, Gaetano. Se mi stai ascoltando. Sì. Cioè, no, devo andare a prendere una pillolina per le donne gravide. Questa è per le donne gravide, per la nausea. Oh, minchia, le ho prese dopo 2 ore e non avevo più la nausea. C'è anche una categoria su Yopo. Tanto questo video non verrà mai pubblicato. Guarda che deformità, guarda stasera offre fase, giusto? Chi? Aspetta, io devo ancora mettergli l'asso. Eh sì, perché il velcro non va più. No. E quindi io vado. No, qui sei un abbandonato di prima categoria. Questi elastici me li ha dati Fra. Perché io gli ho detto. Dovevamo partire per un viaggio, gli ho detto. Oh, ma ce l'hai 2 graffette? Scusa, ma. Organizzatevi, guardate come vado in giro. Allora, io ho i vostri argomenti producono l'effetto voluto, vuol dire che fanno cagare. Gli argomenti producono effetti e portano finalmente i frutti desiderati. Quindi prenderò il T7. I soldi sulla monetizzazione di Google. Ehi, tu mi devi dei soldi. Tac, tac, tac. C'ha la latte. Ecco. Oh, la schiena. È perfetta, questa è la moto perfetta. Serbatoio gigante. Italia, Spagna, Portogallo, Francia, Svizzera, Albania, Slovenia, Croazia, Bosnia, Macedonia, Grecia, Bulgaria e Turchia. Lista dei tuoi paesi. Italia. Io Toscana, Liguria. Al mare, Spagna, a casa, tanta casa. Di Vicenza l'ha detto. No, non l'ha detto. Vicenza. A Bobbio, bella Bobbio, ve la consiglio. Do frode in ambulanza. Ma guardate quante fighe. Quanto non è omologato. Che luci. Ragazzi, da questo primo esperimento di Sushi Vlog on the road è tutto. Iscrivetevi, ragazzi, commentate, campanellina, seguite tutti, attiva la campana e seguino, per favore. Vabbè. In tutte le nostre redes sociali. Era come dirlo in italiano. È pugliese. Attiva la campana. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao, ciao.